Dal Vangelo secondo Marco. Gesù entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta. Ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile, dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te», disse al paralitico, «alzati, prendi la tua barella e va a casa tua». Quello si alzò e subito prese la sua barella e sotto gli occhi di tutti se ne andò, e tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile». Cari amici, bentrovati con questo brano del Vangelo di Marco, la guarigione del paralitico, conosciuta da tantissimi perché è un episodio molto famoso del Vangelo. Gesù esce proprio allo scoperto. Lo stesso Gesù che, mentre ha sanato altri infermi, mentre ha operato prodigi tanto da lasciare stupite le folle, aveva raccomandato il silenzio, aveva raccomandato quasi la discrezione, ne avevamo parlato le domeniche scorse, il cosiddetto segreto messianico, affinché, diciamo così, non fosse malintesa la sua missione, con questa guarigione esce allo scoperto. Anzi, in realtà voi avete visto che il racconto dalla penna molto, sempre molto efficace di Marco, stringata ma anche molto bella dal punto di vista stilistico, il racconto non parte con una guarigione. Gesù va subito al dunque: ti sono rimessi i peccati. Ecco, la misura è colma. Anche se non riescono ancora a organizzarsi, ci vorrà tempo per organizzare un complotto contro Gesù, ma già i benpensanti, gli scribi, coloro che sono stati già sufficientemente sconcertati dal suo comportamento, adesso cominciano a pensare che la cosa è più seria di quanto loro immaginavano. E Gesù smaschera anche il loro retropensiero: perché pensate così? Si sono scandalizzati, hanno cominciato anche loro a uscire allo scoperto, almeno nei loro pensieri. Questo è un bestemmiatore, non solo è un guaritore, non soltanto libera le persone dai possessi, forse su questo possiamo anche passarglielo, forse sarà un buon mago, forse sarà un buon affabulatore. No, questo adesso comincia davvero a esagerare: ti sono rimessi i peccati. Solo Dio può rimettere i peccati. Intanto, con questo racconto della famosa guarigione del paralitico, Gesù, dicevo, esce allo scoperto e ci porta subito al cuore della sua missione. Lui è venuto per sanare e liberare l'uomo nella sua interezza. Anzi, noi abbiamo visto in queste domeniche, Marco ci ha accompagnato attraverso la giornata tipica di Gesù, fondata sull'annuncio della parola, sulla preghiera, sulla capacità anche di intervenire, toccare, guarire, sanare le ferite nel corpo, nella psiche. Marco ci ha accompagnati e adesso siamo arrivati, ecco, al culmine. La missione di Gesù, anche quando è stata una missione di guarigione nel senso fisico o di guarigione anche della psiche contorta dell'uomo o addirittura dell'uomo posseduto dal demonio, la missione di Gesù è quella di liberare l'uomo nella sua interezza e di liberarlo soprattutto da ciò che più lo tiene incatenato, da ciò che più lo cattura, da ciò che più lo ferisce nel più profondo di se stesso: il peccato. Come rottura di un'alleanza, come rottura di un progetto di amore che Dio aveva sulla creazione dell'uomo e della donna. Ecco, Gesù con chiarezza oggi va direttamente alla questione di fondo: ti sono perdonati i tuoi peccati. E a chi comincia a dubitare di questo, a chi comincia a mettere in discussione, offre anche di fatti un intervento sul fisico. A te dico: prendi la tua barella e va, vai libero. La guarigione dalla sua paralisi esterna è il segno
che ormai il regno davvero è compiuto, davvero la presenza di Gesù libera l'uomo da ciò che più lo tiene incatenato, dalla rottura dell'amicizia con Dio, dalla distruzione attraverso l'esercizio sbagliato della sua libertà di quello che aveva di più caro, la sua figliolanza con Dio. Ma procediamo cor gradi, entriamo piano piano in questa pagina. Avete visto che questa pagina ci presenta anche una situazione per certi aspetti paradossale se la guardiamo con la nostra ottica, ma non è strano che all'epoca un tetto potesse venire scoperchiato. Immaginiamo che le case di Gesù e le case dell'epoca di Gesù non sono con un tetto di cemento armato, un po' di pagliericcio, un po' di fanghiglia, forse di argilla con quattro rami, con quattro aste di legno, ecco, è facile scoperchiarlo. Ma qual è il punto? Che Gesù, attraverso questo gesto delle persone che gli calano dal tetto questo paralitico, elogia la fede. È la fede che muove queste persone. È la fede che in qualche modo li accompagna quest'uomo attraverso l'aiuto di questi amici ai piedi di Gesù. E Gesù, ti sono rimessi i tuoi peccati. Ecco, mi pare che questo sia importante sottolinearlo, la fede, ma soprattutto la fede accompagnata da una grande ricerca, forse una ricerca che questa gente che va attorno a Gesù, che in qualche modo si affolla, si accalca per muoverlo a compassione, forse è una ricerca profonda di una sete più grande che ciascuno si porta nel cuore e che manco loro sanno, però Gesù la sa. Gesù coglie in tutto questo mare di malattia, di miseria, di difficoltà, di fragilità, coglie in tutte queste espressioni una sete molto più profonda, proveniente da uno sconforto molto più profondo, che è appunto quello che è la mancanza di qualcosa che veramente dica una parola risolutiva sulla persona, dica una parola che acquieti veramente il cuore umano. Lo sappiamo tutti. Lo sappiamo tutti. Immaginiamo quando una persona ha ferito, ha offeso gravemente una persona che lo ha amato per tutta la vita. Immaginate in punto di morte. Quale sarebbe la gioia più grande? La gioia più grande sarebbe quella di poter chiedere e ottenere perdono dalla persona che si è offeso. Ecco, questa gente che va da Gesù, ferita nel suo corpo, ferita nella psiche, ferita nella fragilità più profonda, sta esprimendo una sete molto più profonda, il bisogno più radicato nel cuore della persona umana: se Dio mi ama o no, se Dio mi vuole perdonare o no, se Dio mi vuole salvare. Ricordiamo Paolo: mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Allora questo brano ha il sapore anche di uno svelamento dell'identità più profonda del Messia. Il Messia è venuto a rassicurarci proprio su questo. Anche quando avessimo tradito a Dio, anche quando ci fossimo allontanati completamente di Lui, anche quando fossimo paralizzati da questa situazione profonda, Dio non smette di amarci, Dio ci perdona. Egli è venuto per questo. Allora capite che la Chiesa, se obbedisce a Gesù, il suo Maestro e Signore, voi capite che la Chiesa nel corso dei secoli ha cercato sempre di contenere quest'opera di Gesù, l'opera che, di un Gesù che guarisce il corpo, ma di un Gesù che guarisce anche le ferite più profonde dello spirito. Dunque la Chiesa, se vuole obbedire al Maestro, si deve interessare sempre di tutto l'uomo, di ogni uomo, di ogni persona, con un volto, con un nome, con le sue fragilità, offrendo tutto quello che può attraverso le sue istituzioni, ma soprattutto attraverso i suoi discepoli, tutti coloro che ne fanno parte di questo popolo di Dio. Offrire guarigione, offrire speranza, offrire consolazione, offrire conforto, offrire aiuto, dare una mano, intervenire, presentare il volto misericordioso di Dio. Ma soprattutto la Chiesa che obbedisce a Gesù non si dimentica che non ha bisogno l'uomo soltanto di pane, che non ha bisogno solo di giustizia, e quanta ce n'è bisogno nel mondo, che non ha bisogno solo di cose materiali di cui potersi sfamare. E cosa non ancora deve fare la Chiesa per aiutare le persone a uscire dalla miseria, per denunciare anche tutti gli sfruttamenti dei poveri, degli umili, degli oppressi, dei poveri? Ma una Chiesa che vuole obbedire al suo Signore deve essere soprattutto il segno della misericordia di Dio, scandalizzando tutti i benpensanti di ieri, di oggi e di domani. La Chiesa continuerà a dire: ti sono rimessi i tuoi peccati, non per virtù propria, non per la santità dei suoi membri, compresi di noi sacerdoti, a cui pure dovremmo tendere come condotta di vita, come capacità di amore, ma la Chiesa, nello splendore dell'essere tempio dello Spirito Santo, ancora è chiamata a pronunciare parole di misericordia e di perdono.
è questo di cui il mondo ha bisogno. Il mondo potrebbe avere anche giorni più pacifici, il mondo potrebbe aver bisogno e potrebbe anche godere di momenti di maggiore giustizia, di maggiore fraternità, ma il mondo, le persone, io, tu che ascolti, tutti i nostri amici, i familiari, i vicini, i lontani, i senza Dio, abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica ti amo, ti voglio bene, perdutamente, qualunque cosa tu abbia fatto, qualunque colpa tu abbia, ti sono rimessi i tuoi peccati. Questo veramente scandalizza, ma è questo scandalo che ci rinnova dal di dentro. Ecco, auguri a tutti. Buona settimana.